Cari amici e cari amiche di Cicloweb, benvenuti alla puntata numero 133 di Smart Cycling. Stasera torna con noi un grande amico di questa trasmissione, ci è mancato in questi mesi, ma eccolo qui di nuovo tra noi, Gigi Sgarbozza. Ciao Gigi, bentornato. Ciao a tutti Marco. Allora Gigi, da cosa vuoi cominciare? Vai, tema a piacere. Da dove vuoi? Dimmi che cosa, ci sono tante cose di cui parlare, quindi allora, tanti argomenti. Iniziamo subito col botto, perché so che su questo punto potrà esserci un bel dibattito. Filippo Ganna e la Milano Sanremo, su che posizione ti piazzi, Gigi? Ma dunque, io lo sai che sono un grande ammiratore di Filippo Ganna, ma lì c'è stata qualche incomprensione, perché la mattina lui ha dichiarato ai suoi tecnici che non si sentiva molto bene, non si sentiva molto bene. E quindi penso che abbiano cambiato un po' i piani tattici della corsa. Io sicuramente, se fossi stato un tecnico, gli avrei detto: no, aspettiamo, magari durante la corsa ti senti meglio, e quindi poi io avrei già puntato in partenza su di lui per la Milano Sanremo, perché quello che ha fatto Stuyven, da quello che abbiamo visto poi sul poggio, il grande lavoro che ha fatto, l'avrebbe potuto fare anche Ganna, e Ganna sicuramente in questo momento, insomma, attenzione, Stuyven ha meritato la Milano Sanremo, perché non è uno sconosciuto, non tanti coloro che non seguono il ciclismo come noi, magari non conoscevano molto bene Stuyven. Io ho detto a tutti gli amici: guarda, in tutte le classiche a cui ha partecipato, è stato sempre all'attacco nel finale, se non ha vinto finora per sfortuna. Quindi Stuyven ha meritato la Sanremo, ma se ci fosse stato Ganna, anche Ganna, sicuramente l'attacco l'avrebbe fatto anche lui, e sarebbe stato un finale emozionante per noi. Io Subito Gigi, dopo il poggio avrebbe fatto l'attacco. Ho una teoria, e cioè che il grande ritmo che Ganna ha tenuto sul poggio abbia un po' bagnato le polveri a tanti. Se non ci fosse stata quella trenata lunghissima e potentissima di Filippo, secondo me lo scatto di Alaphilippe o di chi per lui sarebbe stato più efficace. Quindi magari se ne sarebbero andati in 2, 3, 4 i più forti, e magari Ganna non avrebbe avuto la possibilità di accodarsi. Cioè, su una rasoiata di Alaphilippe possono rispondere in pochi. Insomma, tu pensi che ci sia questo elemento, cioè che Ganna col suo ritmo abbia ingolfato un po' gli scattisti e quindi lo scatto di Alaphilippe sia stato meno efficace di quanto avrebbe potuto essere? Dunque, la cosa, secondo me, tra l'altro, diciamo questo, che lo scatto che ha fatto Alaphilippe è stato anche sfortunato, perché Van Aert, il momento in cui si è agganciato Alaphilippe, non è andato in testa come lo scorso anno. Ti ricordi che gli ha dato subito il cambio e hanno guadagnato quei 15 secondi che sono stati decisivi per lottarsi la vittoria della Sanremo loro due. Per cui quest'anno Van Aert non era il Van Aert dello scorso anno. Penso che Alaphilippe rispondere allo scatto, Filippo Ganna rispondere allo scatto micidiale che ha Alaphilippe, sarebbe stato difficile a prendergli subito la ruota sul poggio, però sicuramente nelle condizioni in cui si trovava, aveva speso tutte quelle energie che non doveva fare, perché se lui aveva ritrovato la condizione, io non avrei lavorato per Kwiatkowski. Insomma, Kwiatkowski penso che ormai sia un corridore appagato, molto difficilmente potrà vincere un'altra Milano Sanremo. Io avrei puntato, se fossi stato i tecnici della Ineos, tutto su Filippo Ganna, perché quello che ha dimostrato sul poggio lui è che ha setacciato il gruppo. Sono rimasti 20-30 corridori, quindi si sono staccati dei 70 che erano sotto il poggio, ce ne sono staccati una quarantina. Tra l'altro Kwiatkowski aveva pure una frattura alla costola, poi l'ha scoperto dopo, però non era al meglio, e la Ineos, cioè la Ineos per meglio dire, anche lei
è stata fiaccata dal ritmo di Ganna, perché né Kwiatkowski né Pidcock sono riusciti poi a fare la differenza. Pidcock ha provato ad allungare sulla discesa, però non la conosceva e quindi non è riuscito poi a evadere. Va bene, insomma, dai. Sì, no, ma Pidcock è un corridore fortissimo, sarà un corridore che fra qualche anno lo vedremo lottare per le classifiche finali dei grandi giri. Ha vinto il Giro Under 23 dominando, quindi secondo me non è adatto per una Milano Sanremo, è più adatto per una Liegi-Bastogne-Liegi. Ecco, per una corsa come questa, la Milano Sanremo non ci sono grandi salite, se escludiamo il Capo Berta, la Cipressa, il Poggio, insomma, sono salite che i corridori di oggi riescono a superarle. Ma tu la aggiungeresti un'altra salita, Gigi, a un certo punto della corsa? No, perché il fascino ormai è rimasto questo, è una corsa magica, attesissima, e magari non c'è stato quel risultato che sperava la grande stampa internazionale, perché c'era il Belgio, l'Olanda in questo momento che hanno questi due grandi corridori, Van Aert e Van der Poel, e la Francia, Alaphilippe. Sono queste tre nazioni che spingono questi tre campioni, perché sia in Francia, in Belgio e l'Olanda è sport nazionale, addirittura in Belgio supera il calcio il ciclismo, quindi hanno tutto questo tipo incredibile e i corridori sono gasati al massimo per le grandi soddisfazioni che stanno dando ai tifosi di queste nazioni. Purtroppo noi non abbiamo adesso questi corridori all'altezza che possono lottare con questi grandi, e stiamo vedendo i risultati, insomma, di queste prime corse della stagione, che non sono sicuramente lusinghieri per il ciclismo italiano. Però ti posso dire una cosa, Gigi, quando correvi tu non c'era la Cipressa, eppure il fascino della Sanremo è rimasto poi immutato anche dopo che è stata aggiunta la Cipressa da Torriani, no? Nel 1980. Eh sì, no, perché si arrivava più che altro tutti in gruppo e poi alla fine ha messo anche la Cipressa dopo il Capo Berta per fare, sperava che ci fosse più selezione con la Cipressa, ma tu hai detto benissimo, la selezione c'è stata, ma sono rimasti dopo la Cipressa 70 corridori, quindi 70 corridori, c'era tutta la crema, tutti i corridori fortissimi, fortissimi. Poi io non ho capito quella tattica di Van Aert sulla Cipressa, a che cosa serviva mettere un suo gregario davanti e condurre per degli 7 chilometri di salita 5 chilometri il suo compagno? L'ha spremuto, sarebbe stato molto meglio tenerselo anche in vista del Poggio, il compagno di squadra, quindi ha sbagliato qualche cosa. Devo dire che non era il Van Aert dello scorso anno, quindi, ma era attesissimo in Belgio erano strasicuri che Van Aert fosse il vincitore. Io infatti ho giocato alle scommesse dei tre campioni. Alaphilippe era a 7,50, Van der Poel era il favorito a 3,25, Van Aert a 4. Io ho giocato 50 euro su Van Aert a 4. Beh, è stato il primo dei tre, quindi non mi ero sbagliato, ma purtroppo non era nelle condizioni dello scorso anno. Se fosse stato in quelle condizioni, nel momento in cui aveva agganciato Alaphilippe, rilanciava l'azione, guadagnavano quei 10 secondi in più, sarebbero andati all'arrivo. Ascolta, vabbè, il Belgio ha festeggiato comunque con Stuyven, e invece Caleb Ewan, che è stato un po' Sì, ma il corridore, cioè Van Aert è il corridore in questo momento più amato, più atteso dai giornalisti, per cui Stuyven non ha rubato niente, ha strameritato la Milano Sanremo per tutti i risultati che ha avuto nelle grandi classiche. Non aveva mai vinto una grande classica e con la Milano Sanremo penso che si sia sbloccato, penso che sia anche tra i favoriti nel prossimo Giro delle Fiandre soprattutto, e forse la Liegi-Bastogne-Liegi è un po' troppo dura per lui, sia la Liegi-Bastogne-Liegi che la Freccia Vallone. Dicevo, Ewan, secondo te Caleb Ewan ha sbagliato a non dare un cambio a Van Aert quando nel finale sembrava che stessero per riprendere Stuyven, poi invece Ewan voleva essere portato proprio in carrozza alla volata, avrebbe dovuto collaborare, no? Per chiudere su Il Stuyven. velocista è fatto così, a parte che veramente ha sbalordito tutti di come è andato in salita, una cosa spaventosa, anche quello ha fermato un po' gli ardori di Van Aert, vedendosi proprio
allo scollinamento del Poggio, che stava ancora lì, e si sono impauriti sicuramente. Infatti poi ha vinto la volata per il secondo posto, ma sarebbe stata tutta un'altra volata per il primo posto, però non era scontata la sua vittoria. Invece Van der Poel come l'hai visto? L'hai visto un po' scarico? Ha preso il Poggio troppo indietro? Boh, aveva speso troppo la Tirreno secondo tu, oppure secondo te? Oppure niente, No, magari i Marco, hai 300 km detto dove bene. Secondo me sia Van der Poel e Van Aert hanno speso troppo alla Tirreno. Van der Poel, dopo il grande numero che ha fatto alle Strade Bianche, che rimarrà nella storia, insomma, un corridore che a 700 metri dall'arrivo, sullo strappo al 16%, ha fatto quello scatto, che è veramente una cosa micidiale quello che ha fatto. Alla luce di quello che aveva fatto alle Strade Bianche, sicuramente era il grande favorito anche per la stampa internazionale. Però poi c'è stato l'Adriatico. A che cosa serviva a Castelfidardo fare quella fuga di 60 km? Ma quella è stata una pazzia. Stata una come pazzia, lì si è fuso sì. proprio. E Se secondo arriva a me alla farci vedere, Sanremo non aveva ancora recuperato di quello sforzo che ha fatto a Castelfidardo, Gigi, la ma come a tappa cosa dell'Adriatico. serviva? Come a cosa serviva? Serviva a farci divertire, ci ha fatti divertire da matti quel giorno. Abbiamo sempre aspettato, no, che tornassero questi corridori che vanno all'attacco da lontano. Dobbiamo essere contenti, Sì, gioiosi, no, di vedere certe azioni. ma troppo, troppo da lontano, che poi gli inseguitori dietro andavano a tutta, non è che l'hanno lasciata andare. C'è stato un momento che Pogačar, quando è partito nel finale, gli è arrivato vicinissimo, insomma, e quello sforzo lì l'ha pagato quando lui ha saputo che era evaso dal gruppo dei più forti. Pogačar si era lanciato un suo inseguimento, lì ha dato tutto quello che aveva. È accusato questo sforzo e non è riuscito a recuperarlo in 3 o 4 giorni. Quindi dici che una settimana non è bastata per recuperare il grande sforzo, perché da domenica a sabato, insomma. No, dunque è successo questo, è successo il martedì, sì, martedì, poi c'è stato la cronometro mercoledì, giovedì, No, 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 venerdì, la non è domenica, servito Gigi. perché è stato uno sforzo micidiale. La domenica è stata la tappa di Castelfidardo, Gigi. Poi lunedì la fuga di Mats Wurmschmidt e martedì la cronometro. Vinta da chi l'ha vinta la cronometro? Vabbè, insomma, la cronometro persa da Ganna, Sì, ma vinta da Van poi Aert. diciamo anche che non ha una grande squadra, insomma, anche Van der Poel, penso che si deve rinforzare la sua squadra, avere i gregari che hanno gli altri, insomma. Anche Van Aert non ha una grande squadra, cioè la squadra c'è, la Jumbo Jumbo, però chiaramente non porta i corridori più forti nelle classiche, li riserva tutti per Roglic, per le gare a tappe. Poi mi dice anche di Roglic. Intanto leggiamo un po' di commenti, che sono già tantissimi, perché Gigi fa scatenare sempre il nostro pubblico. Allora, Ganna, dice Andrea Zamberlan, Ganna stava poco bene secondo lui, ma alla fine la gamba non era male, a mio avviso. E poi aggiunge, aveva aggiunto un'altra cosa, Juan, il vero battuto della corsa, ottima gamba. E va bene, siamo abbastanza d'accordo su Juan, secondo me. Giorgio Baracco ci saluta, come diceva Motta, non il ciclista, c'è Gigi. E poi dice: peccato che De Mar quest'anno non è riuscito ad attaccarsi all'ammiraglia, altrimenti vinceva anche quest'anno. Dai, vabbè, Giorgio, pare vietato dirlo. Simone Gambino dice: viva Sgarbozza, il più grande di Ciociaria. Credo che È siamo tutti troppo d'accordo. bravo Simone. Simone è un figlio d'arte, quindi è un grande esperto di ciclismo. Attenzione, è veramente esperto, segue il ciclismo con grandissima passione. Attilio Notaro dice: grande Gigi, dai, tra poco ci vediamo ogni mattina al giro sulla Rai. Gigi, ti vediamo al giro sulla Rai quest'anno? Sì, no? Ma io penso di sì, perché è rimasto così contento il direttore Auro Bulbarelli, che ringrazio ancora, e mi ha detto: Gigi, il prossimo anno non devi mancare, devi assolutamente tornare a giro. Io ti ho dato la conferma con grande entusiasmo, insomma, Dai, con adesso grande parliamo entusiasmo, anche. perché ecco, la trasmissione che abbiamo fatto a Villaggio di Partenza con Tommaso Megarozzi è andata alla grande proprio, è piaciuta tantissimo, anche i miei pronostici, ho avuto
la fortuna di indovinarli quasi tutti. Ho indovinato la tattica di gara, cioè prima al villaggio di partenza, prima della partenza della corsa, io già dicevo come si sarebbe svolta tutta la corsa, e al 90% ci ho sempre indovinato i finali di gara, chi era in fuga, chi i gregari più forti. Quindi Io ricordo sempre, Gigi, che tu eri l'unico nel 2007 che diceva che Di Luca avrebbe vinto il Giro, perché nessuno ci credeva, solo tu ci credevi, quindi hai la vista lunga. insomma, sì, no, ma ci ho sempre creduto in Danilo. Io poi è successo quello che è successo, ma quello, ci sono stati tanti corridori coinvolti, quindi mettiamo una mano sul passato, ma è stato un corridore che dava spettacolo, Ha perché regalato grandi emozioni, sono d'accordo. grandi emozioni, vinceva la grande, insomma, in tutte le corse a cui partecipava era uno scattista che non si fermava mai, non era un succhiaruote, era un attaccante generoso, un attaccante nato, sono quei corridori che piacciono al grande pubblico. Mi ricordo con chi ce l'avevi quella volta, con Garzelli che gli tolse la buona, Ma no, cos'era, Simone nella tappa di Gazzelli, Stambula. bravo, ma Marco, ti ricordi dei particolari che poi con Gazzelli mi sono ritrovato in Rai, no? Che tra l'altro è bravissimo come opinionista, come te, è bravissima veramente. Infatti gli ho fatto i complimenti, abbiamo chiarito, perché quel giorno Garzelli, Di Luca su Blockhouse, mi pare la salita era, no? No, al Sulla San Luca, salita, se non sbaglio era al San Luca quella scena. no, San Luca, dove? Al Giro delle Mie, dove? La salita No, a al Bologna, Giro d'Italia no, 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 era una tappa che un arrivo vinse in Gerrans. Abruzzo, Guarda, fu era una tappa che l'arrivo. vinse Gerrans, se non ricordo male. E Di Luca arrivò quarto perché Garzelli gli prese la buona Ma con era in Gerrans, Abruzzo, qualcosa sì, del genere. era una No, tappa a Bologna. d'Abruzzo di salita. Va bene. Quindi c'era un attaccante, Menchov in crisi, Menchov che è stato l'avversario che poi ha vinto il giro, Menchov in crisi, Di Luca attaccato per guadagnare qualcosa, perché quel vantaggio che magari avrebbe avuto se collaborava anche Garzelli, gli avrebbe fatto molto comodo per la vittoria del Giro. Garzelli non ha collaborato, e poi gli ha fatto la volata per l'abbuono, era, cioè, per il secondo o terzo posto. Quei secondi erano utilissimi per lui, per la classifica. Allora io ho visto queste cose, io, sai, se vedo delle cose un po' che non sono d'accordo, le dico, non ho timore di nessuno, mi possono anche poi criticare. Qualcuno mi ha detto: no, ma Gigi Scarposa di civismo, ma sono un paio di persone, non capisce niente di civismo. E quindi, se devo fare un'accusa, poi la faccio. Io leggo la cosa in una maniera, uno la legge da un'altra. Questa è la cosa bella. Criticai Garzelli perché fece la volata per l'abbuono, soltanto per quello. Ecco, gli poteva lasciare quei 6 secondi d'abbuono, che avrebbero fatto molto comodo a Danilo De Luca per la vittoria del Giro. Tutto qui, la polemica è stata questa, e poi Garzelli mi rispose male, insomma, ma adesso abbiamo chiarito tutto. Io adesso ho un collega in Rai, devo dire che è diventato uno dei migliori in assoluto, anche come opinionista. Va bene, va bene. Acqua passata. Comunque, hai regalato dei Ma momenti di ci può grande. essere uno screzio tra ex corridori, tra amici, poi basta, poi si chiarisce e si diventa amici come prima. Io non porto rancore a nessuno, guarda. Oh, ma gli facesti una lavata di capo, è vero. Era proprio l'arrivo al Blockhaus al giro del 2009. Sì, Garzelli secondo, Di Luca terzo. Visto, Grande G. Allora, visto, visto, Giuseppe la Matranga. tappa fu bellissima, fu emozionante proprio. Vinta da Pellizzotti, sì, quella di Gerrans sul San Luca era un'altra, sempre quel giro però. Allora, Giuseppe Matranga ci saluta, ci fa i complimenti, grazie Giuseppe, sempre presente, sempre molto carino. Sulla Sanremo Carlos Felix dice la Ineos, devo imparare a dirla bene, ha sbagliato tutto, Ganna la vinceva la Milano Sanremo, va bene, No, no, ma ci riproverà, è dai. credibile. Che discorso è questo? Se Ganna fosse stato risparmiato, cioè doveva fare la sua corsa, anzi, gli altri dovevano aiutare Ganna sulla Cipressa, coprirlo, insomma, bene, e poi lui avrebbe dato la stoccata finale, perché non c'è stata selezione sul Poggio. Subito dopo la discesa del Poggio, se partiva Ganna, da solo guadagnava 20 secondi sugli altri.
l'ha dimostrato cosa ha saputo fare, insomma, in questi 15 mesi. Il problema, Gigi, è che Ganna nelle classiche non ha un grande passato, nel senso che non ha mai lottato per vincere le classiche, quindi si sta affacciando adesso a questi scenari e quindi magari, però l'anno prossimo, con l'esperienza di quest'anno, saprà di poter fare, magari di poter ricoprire un ruolo diverso nella squadra, non solo quello del mulo che tira sul poggio. Allora, leggiamo ancora commenti, sono tantissimi. Leoni Incrementali dice: grande qualità questa sera. Beh, quando c'è Gigi c'è sempre grande qualità. Il ciclista no, scusami, Azgianni dice: per me Van Aert era più forte, ma hanno vinto la preoccupazione e la paura di perderla. Mentre lo scatto di Van der Poel, anche lui dice, l'ha fatto per farci divertire. E poi dice: E mettere una salita. Johan ha fermato gli ardori proprio di Van Aert, di Van der Poel, quando hanno visto Johan che ha superato, ma in un modo incredibile, la salita del poggio, perché era subito dopo dietro Alaphilippe e Van Aert, è stato il primo ad agganciarli. Quando hanno visto, dice: no, non è possibile. Sono rimasti strasecolati vederlo Johan a fare il poggio così, ma non si era mai visto. Insomma, è stata una giornata per lui incredibile, incredibile stare con questi grandissimi campioni nel finale del Poggio. Mettere una salita alla Sanremo, aggiunge ancora Azgianni, specie con il ciclismo di oggi, i percorsi devono ammodernarsi così come cambiano la tecnologia, la tecnica, gli allenamenti, eccetera. E va bene, questa querela durerà all'infinito, aggiungere o non aggiungere una salita alla Sanremo. Matteo Gons ci saluta, ciao Marco e soprattutto Gigi, sei un grande. Troppo Allora, bravi, troppo scusate, Sergio bravi, Severa. che ringrazio tutti questi appassionati che mi seguono con grande affetto. Sergio Semeraro dice: non è che le può vincere tutte Van der Poel, anche questo è vero. Leonardo Civitella dice: un saluto al grande Gigi, quest'anno farà di nuovo capolino al processo. Va bene, parlavamo prima, Leonardo, intanto lo vedremo quasi certamente al villaggio di partenza, insomma, lo aspettiamo con ansia, insomma. La bellezza della Sanremo, dice Fendien, sta proprio nella vastità di possibili vincitori, per questo per me sarebbe errato aggiungere troppe salite che ridurrebbero solo i possibili vincitori, e diceva anche poco prima che sinceramente è anche meglio che sempre più corridori arrivino a un tale livello. Faccio un po' fatica a barcamenarmi tra i commenti perché sono tantissimi. Matteo Cons dice: anche Van Aert non aveva una grande squadra alla Sanremo, ma il fattore principale credo sia stato il troppo marcamento a uomo che ha dato spazio agli altri che comunque hanno corso benissimo, un po' come negli anni d'oro di Sagan o Cancellara. Gli correvano tutti contro, quindi non puoi fare il minimo errore come ha fatto Van der Poel e in misura minore Van Aert. Insomma, quando uno è forte, poi è normale che non ci sia del marcamento, Gigi. Marcamento spietato, però, dei tre grandissimi favoriti al 99%, 99% per tutti gli esperti internazionali di ciclismo, coloro che vivono in questo mondo, erano sicuri che la vittoria fosse tra i tre, uno dei tre. Gli altri erano esclusi. Pensa a tutti gli altri 180 partecipanti, c'era l'1% di probabilità, mentre ai tre il 99% di vittoria. Già la stampa belga già esaltava, l'ha spinto proprio Van Aert. Sappiamo che in Belgio il ciclismo è più popolare del calcio, ma anche la stessa Olanda, insomma, questo scontro tra questi due grandi campioni, per non parlare della Francia. La Francia, il ciclismo, sappiamo quello che è. Alaphilippe è stata atleta dell'anno, è stata l'atleta nettamente più popolare dei calciatori del Paris Saint-Germain, di Mbappé, eccetera, eccetera, Neymar. Quindi ecco, quando i corridori sono spinti dall'entusiasmo della propria nazione, rendono di più. Purtroppo noi in questo momento non abbiamo grandi campioni, i tifosi non li vedo entusiasti come gli anni passati, quando avevamo corridori competitivi. Ecco, dobbiamo trovare che ne esca fuori qualcuno, soprattutto in questa stagione, perché altrimenti la vedo male per il ciclismo italiano.
Ora approfondiamo. Giorgio Baracco dice: Van der Poel è il ciclista che ti fa alzare sul divano. Fa bene a correre così. Invece Leonardo Civitella mi corregge giustamente, dice: quella del San Luca era la lite con Scinto, Giro 2009, la prima tappa in cui fece capolino Froome. È vero, quella famosa lite con Scinto, Gigi, Scinto te ne disse di tutti i colori pure quel giorno. Ma quella fu una lite spettacolosa. Ma tra l'altro, io avevo fatto un commento a difesa di Giovanni Visconti. Perché che cosa ho detto io in quella tappa lì? Se vuole vincere una tappa, non deve andare all'attacco continuamente, continuamente, perché cercava tutte fughe. Poi chiaramente all'attacco è stato in fuga quel giorno, è stato generosissimo. Cioè, per vincere le tappe oggi bisogna avere quella furbizia di stare con i più forti, ma non andare a prendere il vento in faccia. Lui mi sembra che quel giorno è stato in fuga e poi la fuga fu ripresa nel finale, no? Nel finale. Allora io ho detto, se fosse rimasto con i più grandi, con i grandi favoriti del giro, avrebbe vinto la tappa. Ha corso male, ho fatto questa critica. E Scinto se ne è uscito una processata, una frase assurda, non so, nemmeno me la ricordo più. L'abbiamo chiarito anche con Luca Scinto, quindi sono Io cose che ci me la possono ricordo, stare, capito? me la Però ricordo, ma non la ripeto. una cosa pesante a me, la ricordo molto bene. Gigi, me la ricordo, io me la ricordo la frase di Scinto, però non la ripeto perché Ma io nemmeno me la ricordo più. è troppo Però disse: non irrispettoso, è capisce troppo niente irrispettoso. di civismo, ma chi l'ha messo là? Ecco, sì, queste parole, ecco, lui No, sì, l'ho ti preso proprio. disse proprio, tu non capisci niente di ciclismo, insomma, dai, Scinto, Sì, si fece vabbè, prendere. dai, a volte uno può anche andare fuori un po' di testa, dai. Allora, Luca, magari se uno non è d'accordo con lui, a volte può avere anche questa uscita, ma adesso l'ho visto molto, molto più maturo, più posato. Penso che come è maturo adesso non la farebbe di sicuro l'uscita che ha fatto anni fa. è un sanguigno. Allora, parliamo un po' di allora, ciclismo italiano, corridori italiani, Giro d'Italia. Allora, partiamo per esempio dal ciclista anonimo che dice: siamo sicuri che Ciccone possa fare classifica nei grandi giri? A Crono va molto piano, alla Tirreno, al Catalunya non sta andando così forte. Ci siamo forse illusi dopo la maglia gialla? Forse dovrebbe puntare più alle classiche tipo Liegi, Freccia o Amstel, visto che comunque ha una bella sparata. Che ne pensi, Gigi? Ciccone oggi anche l'abbiamo visto nel finale, si è staccato all'ultimo chilometro dai big Ma al anche Catalunya, ieri sì. è successo. Dunque, io ho sempre creduto in Giulio Ciccone, addirittura l'ho pronosticato lo scorso anno, già 2 anni fa, che quello che ha fatto vedere, nella vittoria della tappa del Mortirolo, la vittoria del Gran Premio della Montagna, ha corso in un modo. Quell'anno lì, secondo me, non si è gestito bene. Allora ho detto: Giulio, se tu vuoi vincere il giro dopo la vittoria della tappa del Mortirolo, il giro dell'anno a seguire, devi cambiare completamente tattica di gara per vincere un Giro d'Italia. Non bisogna fare le volate per il Gran Premio della Montagna. Tu hai vinto il Gran Premio della Montagna, una tappa, ma potevi fare anche la classifica. A che cosa serviva? Dal primo giorno ogni salita che c'era, scattavi e vincevi il secondo giorno lo stesso, il terzo è arrivato nelle ultime tappe, dopo la vittoria del Mortirolo, chiaramente si è spento nell'ultima settimana senza carburante, riserva di carburante, quindi quell'anno poteva lottare anche per la classifica. Se avesse corso con giudizio, allora gli ho detto: guarda, il prossimo anno, se vuoi vincere il giro, devi dimenticarti delle vittorie dei Gran Premi della Montagna. Devi puntare tutta l'ultima settimana, quando si decide il Giro d'Italia, stare sempre nascosto nella pancia del gruppo, al centro del gruppo, riparato dal vento. Arrivi nell'ultima settimana in grandissima condizione e poi lottare per la vittoria del giro. Purtroppo poi è successo quello che è successo, Covid, eccetera, eccetera. Non abbiamo più ritrovato Giulio Ciccone. Io quest'anno ci speravo molto perché avevo visto degli sfratti subito all'inizio di stagione. Invece ultimamente vedo che non ha più quella forza
per competere con i migliori. Ho visto la tappa che ha vinto ieri, Yates ha vinto una tappa, Simon ha vinto una tappa incredibile, grandissimo. Adesso con la Ineos sarà l'uomo di punta anche per il Tour de France, che io lo ritengo già grande favorito del Tour de France. Quindi a Giulio purtroppo non si è più ritrovato, insomma, ecco, lo scorso anno non è stato alla sua altezza, e quest'anno, in queste cose che stiamo vedendo, e quindi lasciano molti molti dubbi su Giulio. Speriamo che si possa riprendere, perché adesso ci sono queste classi, che poi è imminente il Giro d'Italia parte l'8 maggio, mancano 40 giorni, 45 giorni. Quindi diciamo, speri, ma non sei sicurissimo che possa. No, adesso non sono più sicuro, non sono più sicuro. Invece. Si deve ritrovare in queste condizioni, non potrà mai essere tra i favoriti di un Giro d'Italia. Se ritrova la condizione, sì, altrimenti la vedo male, la vedo. Invece Simone Gambino dice: Gigi, come vedi Damiano Caruso al giro? Io mi aspetto che sarà l'italiano meglio classificato alla fine. Dunque, io Damiano Caruso è uno dei più forti gregari che c'è a livello mondiale. Io penso che lui non abbia la mentalità per fare il capitano, perché per fare il capitano bisogna esserci anche portati. Preferisce più aiutare il leader della squadra, fa il suo lavoro. Sono gregari ben pagati, questi gregari che riescono, i più migliori, a prendere anche 500.000 euro l'anno. C'è chi raggiunge, tipo Kwiatkowski, ne prende 2 milioni l'anno. Di euro, ecco, e quindi penso che si sia appagato, accontentato di questo. Ormai comincia anche lui ad avere qualche anno, penso che abbia 32 anni, no, 33. Penso che lui c'ha ancora davanti a sé 4-5 anni, ma facendo, insomma, il gregario che ha sempre fatto. Non è portato mentalmente per puntare a un grande giro. Ma attenzione, che abbiamo avuto una piccola sorpresa con Matteo Fabbro, quello che ci ha fatto vedere all'Adrenalina Adriatico, un quarto posto in classifica lusinghiero. Se tu ricordi, io ho sempre parlato anche nella tua rubrica di Matteo Fabbro, quello che fece al Giro d'Italia lo scorso anno per Sagan. Quindi Insomma, speriamo che da tanti venga fuori un nome che possa quantomeno lottare per le prime posizioni. Non dico ancora vincere un giro Comunque, addirittura Matteo Fabbro, importante. come dice, è un giovane molto promettente, e potrebbe essere una rivelazione per quanto riguarda il Giro d'Italia, perché anche la Bora, con questo risultato lusinghiero che ha ottenuto all'Adriatico, penso che quest'anno non debba fare gregare nessuno. A Sagan sicuramente, quando ci sono le tappe adatte alle caratteristiche di Peter Sagan, ma per quanto ci sono le montagne adatte a lui, alla massima libertà d'azione. Invece Leonardo Civitella ti chiede il parere, è curiosissimo di conoscere il parere di Sgarbozza riguardo la questione wild card al Giro d'Italia. C'è stata la grande polemica di Gianni Savio che si è trovato escluso ancora una volta con la sua Androni. Come giudichi in particolare la risposta stizzita di Mauro Vegni che insomma ha detto di fatto il gioco è mio e gioca chi pare a me. Guarda, sono sincero, io non voglio entrare in queste polemiche. Io sono amico di Mauro Vegni, che saluto con grande affetto, di tutta l'RCS che organizzano di Allocchio. Quindi non saprei che cosa ci sia stato. È chiaro che meritava di partecipare al Giro d'Italia, però queste wildcard che ci sono state, insomma, c'è stato l'invito di una squadra imposta dall'USI in più, e questo ha creato, penso, avrà la squadra di Van Basso, di Contador, e tra l'altro sono anche sponsor del Giro d'Italia, hanno fatto una grande squadra con questi due grandi nomi. Ci sono dei ragazzi giovanissimi molto promettenti, certo, è dispiaciuto anche a me, perché conosco Gianni Sagra, che è un grandissimo manager. Anzi, io rimango meravigliato che non sia uscito uno sponsor che gli abbia consentito di fare una squadra Voltour, perché io l'ho sempre ritenuto all'altezza. Gianni Savio gliel'ho detto anche qualche anno fa. E poi soprattutto per Buda, per un grande appassionato come Buda, che sono
35 anni, 35 anni che sponsorizza il ciclismo, una grandissima persona, ma sono convinto che rimarranno sempre nel mondo del ciclismo, e questo è stato un anno, purtroppo, che non hanno avuto questo invito, ma sicuramente l'avranno di nuovo il prossimo anno. Vediamo. Bravo Gigi, dice Matteo Consu, uno screzio dove poi ci si chiarisce è sempre positivo, va bene, in riferimento al discorso che facevamo prima, poi c'è un dibattito su cui non entro a questo punto tra i nostri ascoltatori in merito a Di Luca, Ivan Basso, eccetera. Dice Francesco Dani, Di Luca quel giro non lo avrebbe ugualmente vinto, il giro del 2009, insomma non ci andò proprio lontano però. Ciccone forse è troppo discontinuo oltre alle tattiche magari non perfette, dice Matteo Cons, forse è meglio che provi classiche e tappe, se poi arriverà la continuità potrebbe provare un GT. Leonardo Civitella, Gigi di Bacchetta dice troppo democristiano Gigi, si aspettava che prendessi posizione sul caso Savio Vegni. Ah, beh, guarda, non posso, perché è una cosa che non voglio addirittura compromettermi, capito? Per cui sono cose che purtroppo nella vita possono capitare. Insomma, è stata sempre imitata, quest'anno è andata così, perché chiaramente loro hanno guardato anche agli interessi che hanno, perché lo sponsor che è nato, che è uscito fuori della squadra di Contadore e di Ivan Basso, chiaramente sponsorizzano anche il Giro d'Italia, per cui anche Ma io queste non ce cose lo economiche oggi sono importanti, sono. vedo Gigi tanto democristiano, dai. Gigi, è piccolina questa foto, ma la riconosci? Chi è questo personaggio? Ma no, cioè, qui poi è bianco e nero, mica la riconosco, eh. Perché mi dicono che sia un giovane Gigi Sgarbozza, ora non lo so se vabbè, è troppo piccolo, dai. Quindi fine anni 60, fine anni 60, inizio anni 70. Sì, anni 60, dai, va bene. Ne cercheremo una versione più grande di quella bella foto d'epoca. Moriremo tutti democristiani, dice Matteo Cons. Nicola Stufano se la prende con i miei capelli. Stufano, Vabbè, l'ho Stufano, deluso, non fa niente. Si i aspettava parrucchieri sono qualche chiusi. attacco da parte mia, ma dai, rifarò gli attacchi, ma il Giro d'Italia, se segui il Giro d'Italia senza pietà, per cui Dai, al giro avremo un Gigi Sgarbozza, lancia in resta. Il discorso wildcard dimostra un crescente per il giro, sbaglio, non stiamo presi male come anni fa. Beh, va bene, diciamo che il World Tour comunque ha causato dei dissesti da qualche parte, però al giro ha fatto molto bene perché ha spinto tutte le squadre straniere a portare anche dei big poi al giro e la qualità della partecipazione alla Corsa Rosa è cresciuta molto in questi ultimi anni, Gigi. No, ma sicuramente. Poi abbiamo visto il giro entusiasmante dello scorso anno, un giro così era tanto che non si vedeva, dominato dagli stranieri, eh? E quindi da Gegenhardt, da Hindley, spettacolo, spettacolo a non finire, ma ci sono anche quest'anno, perché c'è Almeida, ci sono corridori anche quest'anno, ecco, manca Gegenhardt perché ha preferito partecipare al Tour. Per tentare la vittoria, ma con Adam Yates di oggi penso che punteranno la Ineos su Yates. Beh, comunque, da quello che fa in questo inizio di stagione, Gegenhardt non è stato all'altezza. Ha corso la Parigi-Nizza, non si è ritirato, quindi ancora non so. Beh, ma è Vediamo caduto. come evolve la stagione, la sua condizione, poi se ne potrà parlare. Ma è caduto Gigi Gegenhardt, la Parigi-Nizza. Sì, E è Paolo. accaduto, è stato sfortunato, sì, ma comunque, cioè, fino adesso, giustamente, uno che punta per vincere le gare a tappe non è che parte sparato all'inizio di stagione, pensa soltanto per le grandi gare a tappe, Giro d'Italia, Giro di Francia, Vuelta di Spagna, ecco. E L'importante è che arrivi in condizioni in queste corse. oggi un altro grande protagonista dell'ultimo giro, Jai Hindley, si è ritirato dalla Catalogna per problemi fisici. Insomma, un inizio di stagione
complicato anche per Jai Hindley. In merito a Gagan Hart, Paolo Armentini ti chiedeva: Gigi, cosa ne pensi delle scelte Ineos? Sembra che Gagan Hart non difenderà la rosa e farà il gregario al tour. Hanno fatto bene o pensi potrà ritagliarsi spazio in Francia? No, ma a me risulta che non fa, che sulla carta non fa il gregario al tour. Vedranno lungo il tour il corridore che si dimostra più in forma, poi avrà i compagni di squadra a disposizione, ma non è, non cioè, Gagan Hart parte al Tour de France con i gradi di capitano come Simon Yates e Thomas, però non lo vedo più quel grande corridore, penso che sia un po' in declino in questi ultimi anni. Claudio Delfi ti chiede cosa ne pensi della vittoria di Elisa Longoborghini e del suo potenziale. Non so se hai seguito il trofeo Ma ho Bida. seguito il trofeo B dalla partenza all'arrivo, ma è stato eccezionale, ha dato spettacolo, un'azione di grandissima atleta, cioè la Voss, che è stata a mio avviso la più grande atleta femminile per quanto riguarda il ciclismo, ha vinto tutto tra i campionati mondiali, olimpiadi, grandissima. Non è stata capace, erano in otto all'inseguimento di Elisa Longoborghini, lei da sola riusciva a guadagnare ogni chilometro un secondo in più, quindi ha fatto una grandissima impresa, una fuga di 38 chilometri, una ragazza da seguire soprattutto per i Giochi Olimpici di Tokyo, perché il percorso è duro e lì potrebbe ripetersi, potrebbe fare la stessa impresa che ha fatto al Trofeo Binda. Magari, dai, migliorare il bronzo Sarebbe la di più grande Rio. soddisfazione per un atleta. Leonardo Civitella ti fa una domanda da laziale. Dice: come si può invogliare le nostre istituzioni a riportare le grandi corse in queste lande, in queste terre? Insomma, il Lazio è un po' fuori dalle traiettorie del grande ciclismo ultimamente. Il momento in cui uscirà qualche corridore che riesca a entusiasmare il grande pubblico, poi tutte le regioni. Ah no, mi stavo scomparendo dal monitor. Tutte le altre regioni seguiranno con più entusiasmo il ciclismo, non è il caso adesso con questo Covid. Sono fermati un po' gli ardori agonistici di tutti, organizzatori tutti. Ci sarà sicuramente il ritorno al grande ciclismo perché anche vedono questi grandi corridori che stanno dominando attualmente, non sono italiani, però già hanno tantissimi tifosi in Italia, Van Aert, Alaphilippe, Van der Poel, perché hanno entusiasmato quello che hanno fatto prima della Sanremo, non si era mai visto, insomma, scontri frontali così, ma sempre a pancia a terra, non c'è un attimo di tregua in una tappa, non ci sono quelle pause di 30, 40, di 30-35 km/h, vanno sempre a tavoletta e questo è il ciclismo che appassiona gli appassionati. Domani rivedremo un'altra gran bella sfida. Non ci sarà Alaphilippe nella corsa di Harelbeke, la E3, però ci saranno sia Van Aert che Mathieu Van Der Poel, e quindi i due torneranno a sfidarsi sul terreno dei muri e del pavé. Insomma, non vediamo l'ora di rivedere un'altra sfida. Ci sarà anche Pidcock, e quindi ci sarà Stuyven, reduce dal trionfo sanremese, quindi grande Sarà gasato al spettacolo. massimo domani è uno dei favoriti, ma non solo domani, anche per il Giro delle Fiandre. Tanti ce ne sono domani e tante belle cose ci aspettano, e speriamo che la Roubaix venga confermata, perché c'è il rischio che venga rinviata ancora una volta. C'è un po' una maledizione sulla Roubaix in questi ultimi mesi, purtroppo è saltata l'anno scorso. Ma mi sembra che l'abbiano già annullata. Cioè, ho No, letto deciderà sui social, deciderà sui siti, a me sembra C'era che questa sia già voce, ma stata annullata. deciderà nei prossimi giorni, in base anche a quello che gli amministratori locali francesi, insomma, stabiliranno. Ci vogliono campioni possibilmente italiani, dice Fabio Vetro, per rilanciare lo sport da noi, altrimenti la vedo dura. Beh, però, insomma, diciamo che Leonardo prima faceva un discorso strettamente legato al Lazio, che con l'ultimo arrivo a Roma del Giro d'Italia, insomma,
ebbe un rapporto un po' contraddittorio con il giro, con il ciclismo. Ricordi Gigi, quello sciopero dei corridori che si erano Sì, accorti no, che le strade di Roma erano pericolose. Beh, insomma, dai. ricordo benissimo, no? Perché purtroppo, insomma, non soltanto Roma, in questi ultimi, ma non Roma, io mi riferisco un po' a tutte le strade italiane, che il manto stradale sono anni che non viene rifatto nuovo, insomma, bisognerebbe togliere tutto quello che c'è, rifare tutte le strade, perché anche io non ne posso più, sinceramente. Io abito qui ai Castelli Romani, Grotta Ferrata, vado a Tor Vergata, Roma, dove c'è la Banca d'Italia, dove stampano i soldi, dove c'è il pellegrino di Tor Vergata, sono 8 chilometri, ebbene, devo passare su una striscia di 20 centimetri d'asfalto perché se vado fuori binario, insomma, prendo delle buche. Non è possibile, proprio, non è possibile. Non mi ci riconosco più. Cioè, Gigi, ma bisognerebbe fare tre cose in Italia: strade, ospedali, scuola. Queste sono le tre cose da fare. Se io fossi un politico, le cose sono queste da fare. E facciamole queste cose, no? Sono 20 anni che non si fanno più. di No, più. cioè, il Lazio, io parlo delle strade laziali, magari le regioni, non so, Lombardia, l'Emilia Romagna, le regioni dove c'è più economia hanno il budget per fare anche le strade. Qui purtroppo qui nel Lazio siamo messi male con le strade e quindi abbiamo fatto una brutta figura a Roma, sicuramente. Vabbè, comunque strade, ospedali, scuole, un bel programma elettorale, Gigi, per le prossime elezioni, alle quali penso ti presenterai. Sono solo le tre cose. Io ho conosciuto Giulio Andreotti, dico questo e poi chiudiamo, Marco. Giulio Andreotti, che lo ringrazierò per tutta la vita. Quando negli anni 60, io sono stato professionista, sono stato riserva azzurra 2 anni e ci davano una tessera CONI, adesso chiaramente gli atleti ce la sognano, che potevamo accedere alla tribuna d'onore dello Stadio Olimpico. Mi sono trovato con una partita, io sono così sempre spigliato tutto quanto, quando ho visto io Andreotti, oh, io non sono suo da passione, veramente l'ho conosciuto perché io sono ciociaro, ho conosciuto Andreotti da ragazzino. Avevo 10 anni, ho vissuto 15 anni in ciociaria ad Amaseno, in provincia di Frosinone, e Andreotti aveva un bacino d'utenza spaventoso. E quindi da ragazzino mi è rimasto impresso. L'ho visto lì, mi sono presentato. Sono Gigi Scarbozza, ciclista. Mi prese in simpatia, mi diede un bigliettino. Quando smisi da correre, questo è successo nel 72, io già. Ho smesso di correre e ho cominciato a fare subito rappresentante in Max Meyer, la squadra che ho corso ottenendo grandi risultati. E Andreotti mi fece assumere in 5 posti, banca, all'Italia. Alla banca ci ho voluto provare perché la banca quegli anni lì era un posto sicuro. Fortunatamente mi confidai con mia moglie mi si sente dire, dice fai quello che ti senti di fare. Ho lavorato 15 giorni in banca alla Cassa di Risparmio di Roma, oggi si chiama Unicredit, e mi sono licenziato. Ricordo ancora il dottor Bidetti, capo del personale della Cassa di Risparmio di Roma, a Via delle Muratte, quando andai lì, era un appassionato di cibo, mi disse: guarda, non ci prova per niente, qui viene gente che si inginocchia per entrare in banca, guarda, io per 3 mesi non so niente, ci puoi ripensare per 3 mesi. Ho trovato delle persone eccezionali, guarda, non posso che ringraziarvi di cuore, insomma, tutti questi qui. E Va queste sono storie bene, vere, Marco. va bene, Gigi, ci hai svelato questi retroscena di questa tua vicinanza con Andreotti, quindi Paolo Armentini coglie la palla al balzo, dice la conoscenza con Andreotti Adesso lasciamo conferma. perdere la politica, se poi sei bravo, io sono un progressista, quindi capito, ti ho detto tutto, ecco, mi espongo anche in No, ma questo, non ho timore di nessuno, io se vedo un senatore, sono me stesso, glieli dico in faccia le cose, non ho problemi mica, io sono no, appagato di tutto, guarda, per cui non ho problemi di niente. ma dice Paolo Armentini che la conoscenza con Andreotti conferma l'influenza democristiana, che però Gigi giustamente smentisce. Però dice: certo, il programma politico è castrista, strade, scuole, ospedali. Però Gigi, mi era rimasta una curiosità. Tu hai detto prima che quando vai a Tor Vergata, lì alla Banca d'Italia dove stampano la moneta, io volevo capire, ma
Cosa vai a fare alla Banca d'Italia? Ti ho detto l'importanza del posto, mi tutto lì, eh? E noi giriamo proprio davanti alla Banca d'Italia continuamente. Facciamo, c'è un circuito di 6 chilometri, vado giù, faccio 10 giri, sono 60 chilometri, 9 a scendere, 9 a tornare, sono 76 chilometri, 77. Quindi ecco, questo 3-4 volte a settimana per mantenermi in forma. Il ciclismo è vita, il ciclismo fa bene alla salute, ormai lo sanno tutti, anche i grandi personaggi, coloro, i grandi dirigenti della gente hanno scoperto il ciclismo, i benestanti, e questa è una risorsa per il ciclismo, perché gente che spende, esce una bicicletta nuova, 15.000 euro, via, non ci sono problemi di niente. Adesso i negozi non riescono ad avere le biciclette perché c'è una grandissima richiesta, quindi il settore è in forte crescita. E beh, con il bonus bici anche, insomma, c'è stato un buon impulso. Gigi, l'Italia non ha nessun futuro, è un paese malato, marcio e corrotto come il ciclismo della... Vabbè, Silvano Mazzucco, ma ha detto, apocalittico. Ha detto delle... Draghi ha detto delle parole ieri, che io ho detto magari fosse così. La legalità, ha detto, la prima cosa è la legalità. Adesso tutti questi, parte di questi soldi che arrivano, il 50-60% sarà per il centro-sud, però quello che ha chiesto, la legalità, è questo che ci vuole, capito? È questo, altrimenti non ci salviamo, perché allora... ci sono dei prezzi in Italia che nelle altre nazioni spendono molto di meno. Faccio un esempio: per fare un chilometro di autostrada, se in Francia, in Germania costa 1 milione di euro, qui viene a costare il doppio. Non si sa perché, è qui che bisogna andare a indagare, no? Ma queste cose le sanno tutti, ma perché non le diciamo, no? Ma quello è il made in Italy che costa di più, insomma. Bisogna cambiare queste regole, capito? Allora, il mio caro amico Sergio Quarta ti chiede cosa ne pensate del vento che è cambiato nel ciclismo. Aggiungo, Gigi, pensiamo per esempio che abbiamo Remco Evenepoel che è ancora fermo ai box, tanto per dire, di un protagonista attesissimo che avrebbe potuto anche partecipare a questa grande festa del ciclismo che abbiamo vissuto in queste settimane, in questi mesi di inizio 2021. Ma cos'è, Gigi? Sono questi corridori che sono semplicemente molto più forti di quelli che venivano prima, che stavano qualche anno fa, che c'erano qualche anno fa, oppure nuove metodologie di allenamento? Cosa determina questo grande? Questi sono fortissimi. E bene, Bullo, lo vedremo al Giro d'Italia, ma viene per vincerlo. Non è che, per cui sarà il personaggio più atteso, perché non c'è né Van der Poel né Van Aert né Alain Philippe, e Evenepoel sarà veramente colui che trascina tutta la stampa internazionale, soprattutto il Belgio, l'Olanda, che sono nazioni che il ciclismo è come il calcio, sta sullo stesso piano, seguitissimo dai tifosi, e quindi sarà grande protagonista del Giro d'Italia, verrà al Giro d'Italia per vincerlo, quindi sicuramente sarà subito preso in simpatia da parte degli italiani, perché gli italiani hanno il ciclismo nel sangue. Quando vedono corridori come Van Aert, come Van der Poel, come Alain Philippe, che vincono le gare in questa maniera entusiasmante, come lo stesso Evenepoel, che è giovanissimo, ci ha fatto già vedere cosa è capace di fare. No, ma la cosa bella, Gigi, è che ne esce uno al giorno di questi nuovi fenomeni. Insomma, abbiamo visto anche Mauri Van Sevenaat, che ha vinto qualche giorno fa il GP di Larciano, e abbiamo visto insomma un continuo ricambio. Insomma, c'è ricambio un po' tutte quelle le nazioni. Vediamo Pogačar che cosa ha fatto, insomma, all'Arena Adriatica, che cosa ha fatto al Giro degli Emirati Arabi, che cosa è capace di fare, insomma, è incredibile veramente, ecco. Speriamo che esca anche in Italia un campione così. Se avvenisse questo, tutti gli appassionati si riavvicinano al ciclismo, ma non solo gli appassionati del ciclismo, ma anche gli appassionati degli altri sport.
Bernal invece come lo vedi, Gigi? Come l'hai visto alla Tirreno? Ho qualche dubbio. Penso che non abbia ancora risolto questo mal di reni che l'ha costretto lo scorso anno al ritiro del Tour de France. Perché un Bernal in condizioni non si fa staccare così in salita, insomma, da Pogačar, da anche gli altri che l'hanno staccato alle altre corse in questo inizio di stagione. Però Savio, che La lo stessa conosce Tirreno bene, Adriatico. Gigi Savio, che lo conosce bene, l'altra settimana ci ha detto di non preoccuparci perché Bernal sta bene, ha la sua tabella di avvicinamento al giro e naturalmente dice Gianni che la sua condizione non poteva essere equiparabile a quella di Pogačar alla Tirreno Adriatico perché Pogačar ha l'obiettivo del Tour de France che è più avanti, quindi si può permettere un picco adesso, mentre Bernal deve salire pian piano per arrivare al top al giro. Vabbè, ci può stare, insomma, io sono un ammiratore di Bernal perché ha dato spettacolo quando l'anno in cui ha vinto il Tour de France, un grandissimo corridore. Poi ama l'Italia, insomma, a costruire un corridore così forte ha contribuito molto anche l'Italia con Paolo Alberati, che è stato il primo a scoprirlo, se l'è portato a casa sua 6 mesi in Sicilia e quindi. Un ragazzo d'oro, insomma, ama l'Italia, ama l'Italia e ha tantissimi appassionati italiani che lo seguono. Io comunque ho un sogno perverso quest'anno, cioè che Landa vinca il Giro del Tour, perché io dico che Landa non vincerà mai un grande giro, però se poco poco vince il giro, vince pure il Tour nello stesso anno. Quindi quest'anno pare che li faccia tutti e due. Potrebbe Ma essere la piace anche volta a me buona, chissà. Landa, a me piacciono corridori attaccanti così che stanno sempre attacco, a volte. E spende troppe energie, non sa leggere bene la corsa, potrebbe essere bravo, bravo Marco, uno dei grandi favoriti del Giro d'Italia quest'anno. Ce ne sono, ci sono veramente tanti bei nomi. Aspetto con curiosità anche Romain Bardet, ma sicuramente ne riparleremo, Gigi, perché contiamo di averti ospite con noi ancora tante volte da qui al giro. Allora, non leggo tutti i commenti che sono veramente tantissimi e molto simpatici anche, però insomma, siamo in chiusura di trasmissione, non voglio abusare della disponibilità e della grande simpatia che come sempre Gigi profonde in pieno quando viene da noi e non solo. Gigi, però una domanda te la voglio fare, visto che abbiamo parlato di corridori italiani, Fabio Aru, come l'hai visto nelle prime corse in cui ha fatto capolino? Non benissimo, diciamo. Non benissimo, però diamogli ancora un po' di spazio. Aspettiamolo fino al mese di giugno per dare un giudizio. E già comunque ha fatto vedere qualcosa positivo, insomma, qualche piazzamento, decimo, dodicesimo, e questo ha dato qualche speranza. Dobbiamo aspettare ancora 3-4 mesi. 3-4 mesi e poi possiamo dare un giudizio su Fabio, che io se, ho sempre seguito con grande simpatia e grande affetto. Va bene, allora qualcuno chiedeva un pronostico per la Gand, ora non ritrovo il messaggio. Ipotizzava Ballerini, Davide Ballerini, grande inizio di Ballerini 2021. ci può stare, non è molto dura, ma penso con la condizione di Stuyven, che in questo momento è totalmente gasato, io ritengo che sia anche favorito per la Gante de Wevelgem. Invece domani chi la vince la E3 di Adelboden? Perché volevano saperlo per andare a giocare alla SNAI, Gigi. Ma i nomi sono questi, sono questi Dai, qui. Ma dicono quando domani. c'è Van der Poel e Van Aert, domani ci sono? Certo. Sono alla partenza e quindi sono super favoriti loro due, allora. Va bene, allora, i 50 euro o 5 euro, insomma, quello che Ne volete. devi puntare 100, 50 su un corridore, 50 su un altro, ma saranno a tre, insomma, non so se valga la pena. Vabbè, Gigi, abbiamo pure l'affitto da pagare, non è che possiamo investire Ma tutto no, in ma scommesse. tu sei un imprenditore, Marco, tu non hai nessun problema. Caspita, caspita, va bene, dai, brindo con l'acqua. Va bene, ragazzi, ci siamo veramente divertiti tantissimo in quest'ora con Gigi Sgarbozza, è grandissimo come sempre. Gigi, ci vediamo presto, io ti ringrazio di cuore. Per gli aneddoti, per il retroscena, per la storia con Andreotti, fantastico.
Sei sempre una miniera, un vulcano. Marco, grazie a te e grazie a tutti gli amici e a coloro che sono stati collegati per vedere questa puntata. Ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Un abbraccio a Gigi Sgarbozza, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Appuntamento a martedì prossimo. Avremo con noi, se non mi sbaglio con le date, Vincenzo Albanese, reduce dalla settimana Coppie Bartali, corridore della Eolo Cometa, che insomma quest'anno sta riprendendo un po' il feeling con delle buone prestazioni. Grazie ancora, ciao a tutti, ciao da Cicloweb, ciao ciao Gigi. ciao ciao Marco, ciao.